Diana Piga insegno sistemi sociali e politici dell'Africa contemporanea alla Facoltà di Scienze della Comunicazione e faccio parte del dipartimento che si chiama DIES, Innovazione e Società. E la relazione porta sull'attualità, sulla società civile, ieri ma soprattutto oggi, nell'Africa sud del Sahara. Va fatta prima di tutto una brevissima premessa. Questo nome, questa denominazione società civile è ormai onnipresente, overwhelming, nella letteratura scientifica doc, ma non solo, anche nella stampa. Non esiste tuttavia un consenso ben definito sullo statuto epistemologico di questa nozione così importante negli ultimi decenni. Un sociologo nigeriano che insegna a Monaco di Baviera, Emeka Nwokedi, ha sottolineato più volte nei suoi scritti come negli anni 70 e 80 ancora non vi fosse traccia alcuna di questo storico concetto nella letteratura scientifica, come fosse allora l'eccezione e non la norma. I coniugi Komarov, John e Jill Komarov, danno alla luce un testo collettaneo alla fine degli anni 90 di grande significato simbolico, Civil Society and the Political Imagination in Africa, Critical Perspective. In questo testo, che avrà grande risonanza mondiale, definiscono la società civile come l'idea fissa, quasi l'ossessione, dell'era contemporanea. Il topos intorno al quale viene a ruotare un'incredibile varietà di movimenti e di associazioni, dalle associazioni giovanili alle associazioni professionali, dai movimenti di volontariato ai sindacati, dalle ONG soprattutto ai comitati per i diritti umani e civili. Varietà tanto incredibile che i coniugi Komarov ne sottolineano il carattere polisemico, ma anche un pochino furtù, quasi una sorta di panacea nell'età postmoderna. Tuttavia il concetto di società civile comprende varie sfumature, connotazioni e accezioni diverse, che ne rendono altamente possibile una sua applicazione transculturale. Banzer la descrive come un metacostrutto, come un progetto di progetti, di cui si danno tante rappresentazioni quante sono le missioni e gli obiettivi dei suoi protagonisti e dei suoi teorizzatori. La società civile viene vista soprattutto come il frutto di un ambito urbano, elitista, che non ha nulla in comune o quasi con i grassroots sectors e con la dimensione comunitaria, che sembrano ancora oggi costituire il framework di base delle società africane, almeno in ambito rurale. Ma in particolare sarà Naomi Chazan a definire la società civile come quel segmento di società dinamica che interagisce con lo Stato, evidenziandone dunque il carattere relazionale piuttosto che statico. Lo spazio pubblico della società civile denota dunque un territorio antropologico di aspettative e di obblighi reciproci, in una comune tensione verso l'interesse collettivo che viene a trascendere nettamente l'interesse individuale e che rappresenta una sfera relativamente autonoma, sia dalla sfera privata sia dalla sfera dello Stato. Tuttavia, non tutte le associazioni possono essere considerate come costitutive della società civile. Uno dei prerequisiti fondamentali è quello di non essere controllate dallo Stato, né in competizione con questo ultimo. Al contrario, secondo il famoso approccio di Soto, tutto il settore informale e l'organizzazione spontanea della società civile dovrebbero essere interpretati proprio come una resistenza allo Stato e insieme come una risposta creativa ai suoi limiti e alle sue aporie. In realtà la società civile non si pone, a mio parere, come antagonista dello Stato, ma al contrario ne riconosce la validità formale e sostanziale in una tensione dialettica
dialettica e costruttiva, né va considerata semplicemente uno spazio tra la società e il mercato, bensì un processo in continuo divenire e soprattutto, nella fattispecie dell'Africa sud del Sahara, uno strumento utile alle dinamiche di democratizzazione nel contesto di un rapporto sinallagmatico e complesso. Di conseguenza, la società civile è necessaria affinché uno Stato democratico possa funzionare. Malgrado un'evidenza storica innegabile, molti sono ancora gli autori che, prigionieri di una stantia ideologia etnocentrica, negano persino l'esistenza di una società civile nelle società africane contemporanee, e ciò sulla mera falsariga di studi classici, quali quelli di Hobbes, Locke, Montesquieu, Tocqueville. Gellner sosteneva che la società civile è un sogno tutto occidentale, mentre il noto antropologo Seligman sottolinea il legame tra società civile e individualismo e afferma che la società civile è una società atlantica. Persino autori importanti e noti come Bertrand Badie e Mahmoud Mamdani sono vittime di questa ideologia etnocentrica, per la quale in società governate da regimi autoritari e in cui la libertà di pensiero è sempre stata soffocata sul nascere, sia impossibile la genesi di una società civile, libera e democratica. Al contrario, noi affermiamo con forza, insieme ad autori quali Naomi Chazan e Button, che la società civile è attualmente in piena e matura fioritura nell'Africa sud del Sahara, in particolare nell'Africa australe. Conformemente a quanto sostenuto da Button nel 1994, possiamo sostenere che questo concetto è oggi in Africa portatore di senso, creatore di legami sociali e lungi dal rappresentare la società egemone, secondo la nota accezione gramsciana, lungi dal modellarsi sugli interessi della classe al potere, la società civile africana rappresenta un immenso e sfaccettato spazio socio-culturale nel quale si combatte con maggiore o minore libertà contro regimi ancora oppressivi, contro derive autoritarie, contro l'ideologia neopatrimoniale. Uno dei maggiori successi ottenuti da questa società civile è senz'altro quello del Sudafrica, di Nelson Mandela e poi di Thabo Mbeki. Proprio al fine di dare del concetto di società civile uno strumento analiticamente utile, vanno chiarite le relazioni che la legano in primis allo Stato, poi alla società politica e poi alla società in generale. Lo Stato nell'Africa sud del Sahara è passato drammaticamente attraverso diverse fasi. Da Stato rizoma, dirigista e accentratore all'inizio delle indipendenze, caratterizzato da un ferreo controllo sull'economia, da un neocolonialismo imperante, dal dogma dello sviluppo e da una burocrazia malata di elefantiasi, si è passati ad una forma recente di Stato soft, di Stato debole, dall'autoritarismo sovente più apparente che reale. Nel corso degli anni Ottanta questo stesso Stato è stato ostaggio dei programmi di aggiustamento strutturale, mai votati dai parlamenti nazionali, ai quali si deve la dicotomia fra paese reale e paese legale, in una fase in cui l'inflazione, la disoccupazione e la povertà dilagano sia nelle città che nell'interland rurale. Questo Stato debole, sotto le pressioni delle cosiddette conditionalities dei paesi occidentali, sotto la privatizzazione e la domanda insistente di democrazia, è uno Stato che decide ras di estraniarsi, di abbandonare molte delle classiche prerogative dello Stato.